Sì. Sì. Ma ciao ragazzi, come state? Ho voluto accendere la TV per farvi vedere questo qua. Stasera, cavatelli con le cime di rape. Qui da Bobo Food. Continuate a iscrivervi al canale. A voi non costa niente, a me mi fate felice. Non vi chiedo niente. Quindi ragazzi, guardate questi video, clicca, iscriviti e continuiamo. Qua sempre su Bobo Food. E ricorda, Bobo Food è la cucina italiana. Ragazzi, adesso sono su Instagram a Bobo Food 79. Venite numerosi, lì ci saranno le novità, le ricette, i video che andrò a fare in giro. Oggi al mercato ho comprato la cima di rapa, il fasano, è venuta voglia. E quando Bobo Food prende la voglia, se ne deve far passare. Iscriviti al canale. Clicca la campanella. Ecco, nel canale più bello di cucina. E ricorda, sono la cucina italiana. Followers, ve lo ricordate, eh? Sempre nel cuore. Tim, tim, tim. Cavatelli, uè, cavatelli, uè. Queste qua le potete fare con i bambini che si divertono. Si divertono, cavatelli. È caduto. Quanto è bello cucinare. Ragazzi, a me rilassa, a voi un casino. Poi è bello fare tutte le cose in casa con le ricette di Bobo. Quindi non vi ho fatto vedere l'impasto perché ho fatto il video domenica dell'impasto. Andate a vedere il video dei maccheroni al ferretto, c'è tutta la spiegazione. Io oggi ho voluto festeggiare l'inizio dell'autunno con il primo piatto autunnale invernale che io adoro. Io uso nella mia cucina molto la cima di rapa, vi farò vedere tante belle ricette. Commentate il video e dite se siete contenti di vedere tante ricette e cosa vorreste vedere sul canale. Può essere da far così o così. Il gesto è così. Ecco, ma io le mani grosse, le dita grosse. Questo è venuto male. Mannaggia, rifacciamolo. Ok, meglio. Beh.
Ragazzi, io adesso continuo. Ne avevo già fatti ancora, eh. Vedete? Adesso continuo. Tu sai cosa devi fare? Cliccare la campanella per rimanere aggiornato nei video della cucina italiana, perché io sono una cucina italiana. Un abbraccio dal vostro Bobo Food e dopo vi posto i cavatelli con le cime di rapa, la mia ricetta. Comunque, fai le cime di rapa affogate, che poi vi farò la ricetta delle cime di rapa affogate, le cime di rapa con la salsiccia, i panini con le cime di rapa, la calabrese. Su questo canale farò il soffritto calabrese, il morcello catanzarese e tante cose buone. Ah, domenica ragazzi, preparatevi. La pastachina alla calabrese. Eh sì. Con i pruppettini e i pruppetti friuti, ok? Rimani aggiornato con Bobo Food. Ciao, e ricorda, Bobo Food è la cucina italiana. Ciao, wow. Ed eccola qua. La mitica pasta con le polpettine al forno alla calabrese. Adesso bisogna solo aspettare 5 minuti che si riapprenda, si lega tutto bene e poi andiamo all'assaggio, ragazzi. Guardate che bella. Bobo Food. E ricorda che ricordati che Bobo Food è la cucina italiana. Amico, iscriviti a questo bellissimo canale e avrai tanti bellissimi video di cucina italiana, cucina calabrese, cucina regionale di tutte le regioni italiane. Qui a Bobo Food è la cucina italiana. Mi devo sacrificare? Vabbè, però faccio un piccolo assaggio per voi e dopo vado a mangiare con la famiglia. Mi sacrifico per voi, ragazzi. Lo prendiamo dal centro. Lo faccio solo per voi, eh. Guarda come se ne scende il sugo, la mozzarella. Hai visto qua a sinistra che ci sono i peperoncini? Dopo ce lo mettiamo. A tavola con me. Ragazzi, fatela, che è uno spettacolo. Buono. Tu mangia? Io mangio, ciao.
Ciao dal vostro Popo Food. Brucia, si mangia bella calda. Come diciamo noi a Catanzaro, pilenta. A un prossimo video, ciao! Verranno due video perché si è bloccata. Comunque facciate come si impasta, come deve venire. Così. Ragazzi, c'è un profumo. Pizzico di pepe. Boh, poco perché casa non lo vogliono. Ma pizzichetto ci va. Andiamo all'assaggio. Ancora un pizzico di sale. Ancora un po' di grana. Il pecorino va bene. Abbiamo aggiunto ancora un po' di sale e un po' di grana. Mi raccomando, in questa ricetta io, nella nostra famiglia, si fanno così le polpette in Calabria. Non metto pane grattugiato, perché il pane grattugiato le rende asciutte. Le polpette calabresi original sono croccanti fuori, devono venire morbide dentro. E l'impasto deve venire bello morbido. Ok, adesso facciamo un assaggio per voi. Too much. Ancora un pizzico di sale. Ci siamo. Vado a lavarmi le mani. Ci siamo. Abbiamo finito l'impasto delle polpette. Ecco come si deve presentare. Il mio mazzo di fiori, Bobo Food, vi saluta, iscriviti al canale, clicca la campanella e ricorda, io sono la cucina italiana, polpette alla calabrese. Ti risparmio, ragazzi, il fatto di come si fanno le polpette, tutti sappiamo fare le polpette, la forma rotonda, lunga, piccola, le friggete. Se le volete mettere nel sugo, le fate rotonde, io non le frigo, le mettete direttamente nel sugo. Le friggete o le fate lunghe, fritte, ve le mangiate calde. E dopo ci vediamo per la composizione della pasta al forno. Ok? Guardate i video, ok? Ciao da Bobo Food.
la cucina italiana qui, in questo canale. Al prossimo video. Ben ritrovati in un nuovo video. Avete visto cosa vi sto facendo guardare stasera? Stasera siamo in preparazione i peperoni calabresi con le patate. Patate piparedi stasera. Qui sulla cucina di Bobo Food. Buonasera amici. Ecco a voi patate e peperoni alla calabrese. Adesso stiamo cuocendo i peperoni rossi e verdi. Questo è un peperone tipico del sud Italia. L'ho trovato dal mio verduriere, che anche lui è piemontese come me. Adesso nello stesso olio in cui sto friggendo i peperoni andremo a inserire le patate. Così le patate prenderanno tutto il gusto dei peperoni. E sarà uno sposalizio bellissimo. Questo è un piatto tipico calabrese, patate e piparedi, e si usa tanto nello street food. Fanno la salsiccia calabrese, la piastra con questi qua dentro, patate e piparedi, che è una meraviglia. Se andate in Calabria dovete mangiare un panino con salsiccia e i patate e piparedi. C'è un profumo. Quando le fate, comprate questi peperoni, sono rotondi, gialli, verdi e rossi, sono molto gustosi. Quando li fate tagliati così, o se no si possono fare interi. Fate una X sul culetto del peperone e li fate andare con non così tanto olio, di meno, a fuoco basso col coperchio, e li girate ogni tanto su se stessi finché si cuociono. Ci vorrà una venticinquina di minuti così. Adesso finisco di cuocere i peperoni e andrò a inserire queste bellissime patate di montagna, pasta gialla della provincia di Torino. E stiamo facendo questo piatto perché è un piatto molto rinomato in Calabria. Volevo dirvi ragazzi, a voi non costa niente, no? Iscrivetevi al canale, guardate i video, clicca quel pulsante con scritto iscriviti, non morde ragazzi, dai, e vedete che vi porto delle bellissime ricette di cucina calabrese, la cucina della nonna. Questo è un piatto che mi faceva sempre mia nonna quando andavo in vacanza in estate. Per me è il piatto della famiglia. Si prepara soprattutto il giorno prima, per il giorno dopo, freddi, sulla spiaggia si mangiava queste patate e peperoni. Mamma mia, io poi li andrò a mettere. Non si condiscono, vedete? Io ho già messo gli altri qua, non li ho conditi. Li dovete condire nella zuppiera quando sono tutti pronti. Poi io li condisco con sale e origano fresco calabrese. Se volete potete anche mettere dei peperoni piccanti, ma io non li metto. Adesso andiamo a togliere i peperoni. E adesso nello stesso olio andremo a cuocere le patate. Sono proprio contento di farvi vedere questa ricetta, perché per me è una delle mie ricette dell'infanzia. E voi come li fate nelle vostre cucine, nelle vostre regioni, patate e peperoni? Che in calabrese si chiama patate e piparedi o pipi e patati.
un po' di dialetto. Il dialetto non bisogna mai dimenticarlo, è la nostra origine. Andiamo a inserire le patate. Poco alla volta. Ed ecco qua. Adesso vi faccio vedere le patate. Guardate che belle, pasta gialla. Le fate cuocere così. Fate cuocere le patate, belle dorate, e poi mettete tutto insieme. A dopo. Ed ecco qua il morcello catanzarese, guardate ragazzi. Guardate che bella, poi vi faccio vedere come si mangia. Quando c'è l'unto vuol dire che è pronto. Deve cucinare 5 ore. La trippa che tagliate, fate un soffritto con 2 spicchi d'aglio, 5 cucchiai d'olio, una cipolla rossa di Tropea, alloro, origano, peperoncino. Mettete la trippa dentro, fate insaporire con sale e pepe, sfumate col vino bianco. Una volta evaporato il vino bianco, mettete un barattolo grande di concentrato di pomodoro. Io ho usato il Mutti, voi usate quello che avete in casa, cirio, e fate insaporire il concentrato. Dopodiché mettete una bottiglia di salsa fatta in casa e coprite con acqua calda e portate a bollore. Una volta che bolle, abbassate il fuoco del morcello e fate cuocere a fuoco lento per almeno 5 ore. Quando raggiunge questo colore, con l'olio sopra come vedete in video, il morcello catanzarese è pronto. Dopo Bobo Food vi farà vedere come lo mangio. Per adesso ci fermiamo qua, buona domenica e buon morcello catanzarese a tutto il gruppo. Iscrivetevi al canale di Bobo Food. Ecco qua, io, maialino, sardo, Bobo Food. E momo mangio la vostra faccia, ragazzi, iscrivetevi. Un burro. Iscriviti anche tu a Bobo Food, grandi ricette, cucina italiana. Io sono la cucina italiana. Ciao dal vostro Bobo. Sono venuti proprio bene questi conchiglioni ripieni. Bobo Food. Ciao.
Ciao ragazzi, bentrovati sul canale. Vi faccio vedere cosa sto preparando Bobo. Prima di dirvi, vi devo dire una cosa. Oh, vi tiro l'orecchio, raga. Ma volete iscrivervi al canale? Guardate i video, iscrivetevi. E anche per TikTok, Short. Oggi presentiamo l'arrosto dell'avena al Barbera d'Alba, piemontese Coalvi, con tanto amore, qui dalle vostre cucine, Bobo Food News Italia, la vera cucina italiana, guardate che bello. Adesso ho fatto rosolare bene il pezzo di arrosto dell'avena, abbiamo fatto una bellissima erazione di Maillard, guardate che bello. Ho insaporito con carote, sedano rosso IGP di Orbassano DOP, ginepro, maggiorana, salvia, rosmarino. Dopo che ho effettuato una fantastica rosolatura, ho sfumato col vino rosso Barbera d'Alba, 2 bicchieri circa. E adesso proseguiamo, facciamo evaporare, aggiungiamo acqua calda fino al livello della carne, un dado, io uso dado star alle verdure, e portiamo a cottura circa 2 ore e mezza. Quando riprende il bollore abbassiamo il fuoco e facciamo cuocere per 2 ore. Questo è un pezzo di carne di vitello piemontese, cioè la tipica razza delle nostre zone, che si chiama la mitica e unica, inconfondibile razza autoctona, la pezzata bianca piemontese, cioè il vitello. Dillo tu, il vitello. Aspetto, scrivilo nei commenti, dai. Come si chiama il vitello piemontese? La fassona piemontese, boia faus, la fassun piemontese. Anche se mi su catanzarese piemontese, le so. La fassun, questo è il pezzo dell'avena, guardate che bello. Stavo dicendo, aggiungete l'acqua calda al livello della carne, cioè qua, più o meno qua. Portate a bollore, quando prende il bollore abbassate al minimo, coperchio, 1 ora da una parte, 1 ora dall'altra, ogni tanto lo controllate, se c'è di bisogno aggiungete, vi tenete un pentolino con l'acqua calda e aggiungete, finite 2 ore mettete fuori, fate raffreddare, poi tagliate, fate sughetto, vi faccio vedere come lo faccio io, e poi vi farò vedere tutto l'arrosto tagliato col sughetto. E potete mangiarlo con delle patate al forno o delle zucchine come farò io, o fate una polentina liscia oppure concia, la piemontese, la valdostana, contuma o fontina. E adesso io vi la saluto dalla cucina di Bobo. Cerca di iscriverti, guardate che bella ricetta, l'arrosto di vena di fassone piemontese. Ciao e benvenuti nel mio canale e iscrivetevi. Un abbraccio dal vostro Bobo!
Grazie a voi per questo regalo. Guarda il bacon, conviene bene anche. Una merda. Bacon, uova e salsiccia, fontina e Una patata. merda. Smettila, Lorenzo. Siamo i tuoi schiavi. La raclette di Bobo Food, patate, bacon, salsiccia e fontino. Ciao a tutti! Mi farò mettere sul video. Qualche... Frittura di alici e calamari. Bobo Food, seguimi su Instagram, Bobo Food 79, su Facebook, Bobo Food, su YouTube, il canale principale di cucina italiana, Bobo Food, amici, pesce azzurro. Ciao amici, andate a guardare i miei video, oggi ho messo un tributo per Ema. Pollo piemontese al forno con patate e piselli fini.